Se tu non ti accorgerai di me, saprò come farmi da parte. Grande successo per la serata finale della prima edizione del Premio Nazionale Il Coraggio delle Donne, ideato dall'amministrazione comunale assessorata alla cultura del Comune di Mondolfo con il patrocinio del Consiglio regionale della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, che in Piazza dell'Unificazione ha fatto il pieno di presenze. Con uno spettacolo suggestivo tra luci, suoni e letture per ricordare il gesto eroico delle 11 ragazze marottesi che riuscirono a soccorrere l'equipaggio del pontone armato della Marina, sono state premiate due donne. La prima, Asmae Dashan, giornalista e scrittrice siriana che con coraggio non comune si è introdotta clandestinamente in Siria per documentare e denunciare una guerra da cui il resto del mondo ne è rimasto distratto. Di fronte alla nostra impotenza, l'unico modo che abbiamo di restare umani e di non consegnare all'oblio tutta quell'umanità sofferente è proprio quello di cercare di raccontare le loro storie. In questo momento storico i civili siriani hanno bisogno di pace. Sembra una risposta banale, ma dopo 7 anni di bombardamenti, di violenze, di fughe, i siriani hanno bisogno di svegliarsi senza il frastuono delle armi, i siriani hanno bisogno di poter respirare, di poter abbracciare i propri figli senza la paura che muoiano tra le loro braccia, hanno bisogno di tornare a casa perché ci sono 6 milioni di siriani ormai fuori dalla Siria e 6 milioni di siriani dentro la Siria nella condizione di sfollati, per cui la pace è sicuramente la condizione più urgente. Poi è necessario attivare tutti quelli che sono i corridoi umanitari per permettere appunto la cura dei malati, il soccorso dei feriti e riattivare quantomeno un sistema civile di sostegno della popolazione locale. L'altra donna ad essere premiata è stata Tina Montinaro, moglie del caposcorta di Giovanni Falcone, morto insieme al giudice e la moglie nella tremenda da strage di Capaci, testimone coraggiosa e instancabile della lotta contro le mafie. Da anni incontra i giovani in tutta Italia per preservare la memoria di chi ha dato la vita combattendo la criminalità, diffondendo passione, rispetto, cultura e legalità. Io non ho mai pensato a mio marito come il grande eroe, ho sempre pensato a un uomo che ha fatto il proprio dovere avendo tanto coraggio, e quindi questo l'ha lasciata a me in eredità e chiaramente ai miei figli. Che cosa consiglia ai ragazzi? Quella di avere come esempio questi uomini che hanno dato la vita per lo Stato, perché ci credevano e proprio per i giovani, per fargli avere un futuro sicuramente migliore. Queste due storie eccezionali, le due testimonianze di Tina e Asmae, da sabato scorso sono entrate così a far parte della storia di Marotta Mondolfo. Il Comune di Mondolfo vuole sottolineare la sensibilità e l'attenzione della nostra comunità nei confronti di storie importanti e significative che sono capaci di offrire momenti di riflessione ma anche modelli di comportamento che devono essere da esempio per le future generazioni.